Allora, camminate alla vostra sinistra, quindi verso nord. A parte il fatto che per terra vedete sempre questi pezzi di alberi tagliati con sopra dei nuovi arbusti che stanno ricrescendo di nuovo, vedete alla vostra sinistra una delle tante case di mercanti che c'erano lì. Una delle poche essere rimaste integre. Penso che bussiate all'interno per vedere se c'è qualcuno, non lo Ah, perché si bussa? Io so. Boh, invece se vuoi. l'ascoltavo. Considerate che la casa attualmente sta venendo inglobata dagli alberi, eh. L'ingresso Certo che porta un po' già posto per questione della casa, in mezzo agli alberi. Che se la mano. L'ingresso dov'è che è, Master? Qui. In mezzo agli alberi. Sì. Ragazzi, vogliamo guardare all'interno, magari c'è qualcosa di del mercante che prima stava qui. Allungando le fine orecchie appuntite che hanno, Ada, Lily e Lanlis si accorgono di una sottilissima voce venire dall'interno della casa, mezza diroccata, due voci di bambino che gridano aiuto. Quindi in quel momento Scusa, ma Ada. sta foresta è cresciuta all'improvviso? Sì. Ah, ok, ecco perché. Ora. È cresciuta Come fanno i all'improvviso da bambini? quando? Niente, appena Ada sente le voci dei bambini, si sfila la cintola, trasforma in un'accetta e comincia a roncare tutti i tronchi, i rami, cose che vede per poter arrivare. Le do una mano con la sciabola. Ma non c'è una finestra. È tutto avvolto dagli alberi in questo momento. Do una mano con la sciabola. Okay. Prendete, fate un corridoio per poter passare. E vedete, prendete, che tra una. Vedete questi due bambini che stanno cercando di tirare qualcosa. Con un attimo di concentrazione, vedete, mentre stanno cercando di sfilare il loro padre da un macigno che prendete è caduto sopra. Il padre è ancora vivo perché c'era un mobile che praticamente ha evitato che cadesse tutto, però comunque sta bloccato. Turion, abbiamo bisogno di una mano qui. A posto. Ehi. Io quello non lo so, cioè, posso provarci a sollevarlo, però non credo di essere bravo come te. Qualcuno può castarmi forza del toro in casi estremi. Ti dai una pacca sulle spalle. No, vabbè, posso Aspetta, farlo. c'è la Su te tigre, stesso, c'è la sì. tigre. Beh, sì, perché ovviamente facciamo entrare una tigre grande tipo 3 metri in uno spazio che sta tutto per cadere. Riga, la tigre è diventata la nostra risposta per ogni cosa. Come tutti i parti che ho un compagno animale o un idolo. Sì, che facciamo? Mandiamo lui. Una tigre. Beh, scusami, se andiamo in più gente possiamo aiutarci, no? Con la forza che abbiamo, secondo Allora, me. fai conto, Master, che io nel sollevare pesi con forza 16. A te viene. No, con sollevare pesi è forse 16. Sì, ce l'ho Comunque. getto apposta per Ah, tenere cioè, è tutte le cose vero. al Eh sì, ma sicuro. qua stiamo parlando proprio di sollevare un pezzo di tetto. Cioè. Sì, però posso farlo quello. Lo L'importante è facciamo in che posso due. sollevare il tetto. Poi posso aiutare, aiuto il Lancio nano. guida. Perché. Gestitevi voi. Chi vuole fare il sollevamento mi faccia un tiro di forza pura. A posto, amica. Possiamo aiutarlo, giusto? Sì. Ti lancerò anche guida a te che vuoi fare. Sollevamento peso. Ma siamo in due che vogliamo farlo. Ok. Sì, ma c'è arriva. Ok. Lily, non devi fare niente, vedi tu con una manata. Prego. Bene. Passi. Prego, fai tu. Gli dai la manina. Domanda, che fai? Molli così oppure aspetti prima che facciamo uscire tutti e poi là, sganci?
O appoggi piano piano. Che ne so, vuoi appoggiare piano piano oppure lasci e corri. Mi sa che aspetto, poi in caso mi corro tantissimo. Ok. Quindi tra le altre cose. Tiro su tempra, No, così a no. caso. No, ok. Sui riflessi. Minchia, No, no. no, mi serve più spessa la cosa. Oddio. Volontà. Tiro su Perfetto. suicidio, eutanasia. Ok. Quindi avete salvato altri due bambini chiamati Travis e Krina, quindi un bambino e una bambina, e il loro padre che vi ringrazia e se ne scappa dalla foresta. Come è messo il padre? È messo male o... Zoppica. Vabbè, minchia. E allora può andare. All'ultimo è saltato tutto. Sì, Che infatti mi è partito un timpano fortissimo. Dicevo, allora può andare, non c'è bisogno che lo curo, cioè... hai detto? No, no, Come è zoppica, ma ce la messo fa. con la... Cioè, come è messo con la... Come si dice? Guardando attraverso l'oggetto quello che mi dice come stava una persona. No, sta bene, soltanto la gamba si è fratturato la gamba, visto il coso che gli è caduto addosso, però tutto sommato è ancora in buone condizioni. Vabbè, dai, lo curo, basta, mi sono rotto il cazzo. Io sono in posizione delle mani. Adesso non è che dobbiamo sporcare tutte le cose sul tipo, su una gamba rotta, dai. Vabbè, dai, è solo un uso, ragazzi, Infatti. ce ne ho altri 10. Madonna, io ne ho solamente 6. Ok, allora, andando avanti da qui, vedete un enorme, diciamo un'enorme pietra, circondata da altre colonne di pietra, in cima la stessa situazione di prima. A prima vista, Turion e Ada hanno l'impressione, di aver già visto la creatura, perché per un attimo gli ha ricordato un vecchio compagno. Madonna. Poi Matt mi devi spiegare perché non puoi accedere da computer su Discord, perché ti stai Sono... saltando, sta saltando l'orecchio qua. Ok. Guarda un'altra creatura. Quindi di fronte a voi si presenta un'altra creatura. E questa volta però non è con una pelle tendente all'azzurro, però questa volta una pelle tendente al grigio. Capelli corti come fossero delle piccole pietre, e che vi guarda nel momento in cui arrivate di fronte a lui. Tiratemi di nuovo di destrezza. A questo credo ci si può parlare. Perché ci proviamo. Destrezza o riflessi? Se vuoi, è destrezza. È riflessi, scusami, riflessi. Ah, io ho detto di provarci comunque a parlare, Sì, dire che ci siamo mo qui. ci prova, dai un attimo, appena arrivati. Ah, ok. Che bei tiri. Io tantissimo, ho fatto 20. Allora, praticamente non passa, non passa, passa, non passa, passa, non passa. Ok, praticamente quindi gli unici due che passano sono i due nani. Wow, strano. Nani, rocce, sai Eh com'è. sì, Vabbè. l'affinità. Sono direttamente Ok, immuni. quindi i due nani subiscono metà del danno. Porco di quella. 11. Cos'è? Tipo danno fisico? O Sempre danno. sonoro, sempre sonoro. Ah. Madonna santa, ma Mi che... chiedo, prendi il tappipello orecchie. Ok. Giuro che il prossimo glielo batto Ma non ho capito, il che ha ginocchio. superato di mezza? Eh Sì. sì. Meno 11. Guarda che sfiga che ho nei dadi, ho tirato 3. E Ada ha tirato 2, vedi un po' tu. Dai, raga, ce la facciamo prima o poi. Sì. Allora, Ada, prima di fare altro ci prova a parlargli, eh. Non assicuriamo niente, però ci prova. Nope. Ci ho provato. Ma forse. Quando è nope, proprio nope. Ok.
Allora, tiratemi di iniziativa, quindi. Bravo. We go again. Sì, mi sa che dopo vi curo tutti. Wow. Esatto. Madonna, ho esaurito i tiri fortunati. Adesso tutti tiri di merda. Ada tira, Ada comincia sempre per prima. Oh. Iniziativa, aspetta, tira l'iniziativa. Ah, è vero. C'è ancora l'ultimo. Comincia sempre Ada. È cominciato perché Io tiro di destrezza, allora facciamo la spin. se sposti l'iniziativa su forza, secondo me è una bella sfida poi. Vabbè. Un attimo, lui dovrebbe essere a 12. Ok, sono tutti? Ok, allora Ada gli corre incontro e cerca di scalare la roccia. Nel momento in cui lo fa, vedete che cerca di andare, però come se ogni tanto perdesse la presa. Per scalare una superficie di conunto, la CD diventa più 5 o più 10. Più 5 mi sembra, giusto? Non lo so, non mi ricordo. Vediamo un attimo. Ma quanto è alta sta pietra? Beh, oddio, effettivamente. Ah, da comunque. In teoria con un salto potrebbe arrivarci. Alta 3 metri. Ah, deve fare un tiro d'acrobazia. Per evitare di scivolare. Noi ragazzi dobbiamo cominciare a prenderci gli oggetti per avere volare. Ada a 6 in destrezza, quindi se ne frega del fatto che sia un po' scivolosa la roccia e ci arriva su. Quindi prendi, sono stati 1 da qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ed ha fatto due cose e riprova di nuovo a parlargli. Gli sventola davanti ovviamente la chiave, gli dice la cosa del Cavaliere Nero, però parla abbastanza affannata, quindi non gli si capisce. E pace. Tocca a Turion. Vediamo. Potrei lanciare qualcuno. Lo potrei fare. Vabbè, dai, posso provare a lanciare l'Allis, tanto per. Ma perché mi devi lanciare? Sei quello che fa più danni da corpo a corpo. Ma non è vero! No, non posso autolanciarmi, non ho il jump Ma boost. lo devi lanciare piuttosto Lili, non me! Ma perché Lili? Perché c'ha la falce o combatte con la sciabola da vicino. Posso L'Alice fare ci ha portata. entrambi. Io lo faccio. Sai che sono una sciabola. Cioè, l'Alice mentre da sotto si può mettere a punzecchiarlo, ci può provare. Ok. Lanciare l'Alice. Perché è Basta, l'unico che lancio non ha danno da. l'Alice. Io mi devo curare, smettete. Sto scherzando, tranquillo. Va bene, provo a lanciare lì, cosa le devo tirare? L'ultimo supporto, vai. No, devi tirarmi con Madonna. destrezza. Ma tu Su sbarra, se devo destrezza. tirare. Aspetta, dipende, che vuoi fare? Vuoi lanciarli sull'avversario o lanciarli sulla roccia? Sull'avversario. Sull'avversario si deve fare un tiro per colpire, però su destrezza. Devi cliccare sul ranged. Tutte con meno 4 perché hanno improvvisato. Sì, infatti. Sulla pietra conta su forza. A Sulla pietra un tiro di forza, sì. Cioè di forza. posto, Forza sulla e destrezza. pietra. È inutile che dico che sarebbe forza e destrezza, però non è abbastanza destrezza. Ti dico, non ho abbastanza destrezza, ma vado su forza, dico. Madonna. Ok. Mi sono visto malissimo con l'uno. Sì, Lili, fammi un tiro di acrobazia. Oh shit. Ora tipo scivola. È per quello, capito? Ok.
Pattinaggio artistico sul ghiaccio. No, sulla roccia, vedete? Allora, arriva, Un pochettino però va un po' più avanti. più avanti. Di arrivare è arrivato, un po' più avanti per arrivare. Cioè, non è arrivato un po' più avanti, è arrivato sulla roccia, però la roccia essendo unta, è scivolato. Perfetto. Però è atterrato sulla neve, quindi non è un Non pericolo. posso più adesso. Ok, tocca a Lanlis. Che voleva curare Lily, ma Lily non c'è più. Quindi curerò me stesso, così devo dire. Ah, devo correggermi su una cosa. Questi non sono colonne, sono dei massi volanti. Ok? Comunque, Master, io mi curo e mi ritorno fuori. Io mi ritorno. Ok. Finisci il turno così tu? Penso di sì. Ok, Lili. Madonna. Ma Master, aspetta un attimo. E t'ho detto io, è finito il turno. Commozione Swift è perché mi sono dimenticato del push to talk. Commozione Swift, lancio conoscenza dei piani Kiddy Style, almeno così c'ho più due se fa ancora quello scherzetto di prima. Ok. Dire. Madonna, sono stato. Ah, considera che quella aveva un flauto e questo praticamente c'è un sassofono. Ma va, perché non fanno i quattro musicanti di Brema invece di giocare cazzo a noi? Ok, Vabbè. quindi hai fatto il turno? Sì, a posto. Ok, Lili. Vai, vai, vai qua. Lili, aio! Lili, la festa, kid bookie. Un passetto qui. Ok, considera che comunque non è vicino, eh? Cioè, c'è un bel po' da passare, son 3 Qui metri. non ci arrivo. Lili Non quanto è mi alto? prendere male il 1,90. passetto sopra, perché alla fine è un. Devi tirarmi di acrobazia, però sì. Eh sì. 180 è alta. Centimetri. Ah, dai, è 4 Lili. metri da 3 metri. Mentre dovessi saltare, poi un attimo aggrapparti per scalarlo. Devi farmi anche. Dovrei fare acrobazia. Sì, devi fare acrobazia solo per non scivolare, perché alla fine è uno sputo. Non devo nemmeno farti tirare di climb per una cosa del genere. Madonna, se solo non fossero loro in mezzo, la tigre potrebbe caricare. Guarda che la casa è caduta, quindi in realtà qui ci sono quadretti per passare. La tigre può caricare. La tigre può caricare. Ma non può caricare quello lì, è terreno difficile questo qua, eh. Fin qua poi si è portata. E vabbè, ho E capito, vabbè, ma ma non è alta, è non è alta 3 Godzilla. metri la roccia, non ci arriva. Vabbè, sentite, sapete cosa faccio? Faccio un passetto indietro, gli faccio un fetto acido. Perché di cosa Ok. appunto? Colpisci. Ok. Contenti? 3. Ok. Thorim, cosa fai? Questo è tuo compare, eh? Questo controlla la terra. Thorim. Gli posso provare a dire in Terran che non siamo contro di lui, siamo dalla stessa parte. E mostrargli una delle chiavi dei Baba Yaga. L'ha già fatto Ade e non ha funzionato. Se vuoi riprovarci tu. Ha capito, magari è duro di comprendonio. Perché devo È minare un duro genio come della una terra? pietra. È duro come una pietra, vabbè. Dopo questa. Vai, fammi Dopo un tiro questa di pietra. diplomazia. Sì, vado. E ne mancano ancora due, eh? Cioè, pensate a questa. Allora tiro in diplomazia. Vai. No, anche tu parli, ma quello decoccio. Mi sa che io farò tante battute su sto stomaco. Niente. Vabbè, quindi ho consumato l'azione con il tiro in diplomazia io.
A lui. Ok, lui che allora Ada deve fare tiro di salvezza su. Che cos'era? Aspetta un attimo. Beauty. Allora, devo trovarla, ma come si chiama questa cosa qua? Instruments for beauty. Di volontà, ok. Culo. Ok, Brent, anche Lily deve farmi un tiro di volontà. Che devo fare? Un Volontà. tiro Almeno di volontà, sì. 5, 10, quella è alta. 15, 30. Ah no, me lo devono fare anche l'Anlis e Thorim. Seri. Ok. A posto, bene. Eh sì, ho contato bene i tiri. Ok, allora, sei Lily è accecata per un round. Ho grittato. Ok. L'Anlis pure. Pure l'Anlis è accecato. Dio me. Dio me. Per un round, siete accecati tutti per un round. Prendete, vedete Guarda. tipo. Avete presente Kill la Kill? Non so, l'avete mai visto. Sì. Ok, la scena del professore quando dice Nudist Beach, cos'è questa situazione? Si è illuminato tutto. Si è accecati. Ok. Cioè, l'abilità si chiama davvero Terribile Bellezza. Venite accecati. Corpo del sole. Cioè, è Ok. troppo figo praticamente. Sì, è troppo sexy per sopravvivere a questo. Sempre suonando il suo sexissimo sassofono. Ovviamente per Ada questo è soltanto rumore. E siccome le parole non hanno funzionato a niente. Ai. Sento dolore io per lui. Cristo santo. Allora, 10, 35, Non so che 52. cosa dire. Sai io cosa dico? Che si è sgretolato. Dio me. Ok, praticamente i massi. Allora, vedete la terra che scende. Poi vedete il masso scendere fino a che praticamente Ada non mette i piedi per terra tranquillamente. E i massi cadono per terra. Quelli che stavano volando cadono per terra. Avete due posti dove andare, di qua o di qua. Comunque, curo Ada e curo Lil. Quanto? Più di 30 Ah, ok, allora sì, fulli. HP. Sì, infatti. Lilli, prego, per favore. Perfetto. Cosa? E chi avrebbe bisogno di un po' di cura? Te l'ho fatta, infatti. Vogliamo provare ad andare di qua? Più Quant'è che curi? di 30. Fullati e non stressarmi. Così, direttamente. Sì, perché praticamente e se non sbaglio 6 volte il tuo livello. No, è 4 volte il tuo livello più sì, dovrei fare i tiri, però effettivamente mi sono dimenticato di fare il tiro. Però lo passo a prescindere, perciò Appunto. Ma no, quando passa per scindere evita. E praticamente è più 7, quindi 7 per 4, 28, più 7, 35, più 1, 36. 36 punti di vita di curo. Ok, vabbè, Ada l'hai fullata, sicuro. Eh sì, ma infatti per quello che ho detto, non l'ho contato nemmeno, perché ho detto, ma mi fullo per i danni. Vai, vai. Ok, allora, io vi sto inviando già adesso l'immagine. Aspetta, allora, vediamo dove volete andare. Di qua o
O di qua. Direi di qua. Ok. Qui libero la zona. Però ci piace. Sinceramente mi sono rotto di farvi tirare ogni volta iniziativa. Lasciamo questa pace. Ok. No, che sfiga. Considera che andremo avanti per molto tempo, altrimenti. Cioè... Non credo per molto ancora. Eh? Non credo neanche ancora per molto. Allora, dicevo, quindi andate di qua. Mi sposto. Ok, allora. Devo vedere un attimo una cosa, poi vi dico. Ah, ok. Allora, mentre state veramente camminando, stando più o meno con la testa alta verso il cielo, tutti vedete come se fosse un'aquila a passarvi di sopra. Ok, ogni tanto vedete No. un paio di aquile. Il problema è che guardandole più attentamente, notate anche un paio di corna. Potete aprire lo spoiler se volete. Bella. Cosa cazzo è questa cosa? Si chiamano Periton. Periton, ma non lo so come. No, È sempre una Periton, chimera ok. sta cosa. Sì, sostanzialmente sì. Ok, il loro turno è di più. Ok, allora. Mi è appena diventata full metà anche Ah, ok. Ok, Periton. Io quanto. 9, Ah, fanno 9, ok. Ok, allora non sono tanto in alto da voi, ok. cioè Quanto sono sono all'incirca già, tipo. a portata del tuo martello Ah, sostanzialmente. già 3 metri, 2 metri e mezzo, quindi. Sì. Ah, ok, quindi già è portata, perfetto. Sì. È a posto. C'ho range, non portata, per forza. Vedete che stanno appoggiate sugli alberi con i loro zoccoli, proprio guardano con la faccia satanata, che c'è una faccia ovviamente da lupo. Cazzo Ma che cazzo vuoi? Ti spacca il culo. Vieni che ti spacco la faccia. Vieni, vieni, scendi, scendi, scendi da qua. Vedi, Ada, vieni, Appena uno mi vede, tipo, prendo Berto, glielo tiro a prescindere. vieni. Vi hanno visto. Ada prende l'ascia e l'ascia come al solito, sfila la cinta, come un'ascia e tira con ritorno. Master, ve ne Ah, tiro ok. giù qualcuno, va? Io mi sa. Non ho capito se. Cioè, più che altro. Ah no, hai tenuto l'iniziativa vecchia. Sì, 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 sì. Non avevo visto che avevi aggiunto i Peliton, Sì, ok. sì. Ma... Ok, qualcuno è scoppiato. Conoscenze? Non so se fai in tempo, non so se ti serve, però. Sì, non Sì, sto no, cercando. infatti. Cioè... Tocca a me. Ci ho pensato poi, in effetti. Quindi mi metto qua, bella, tranquillo, e colpisco sto coso qui. Veleno. Mi è partito il timpano. No, non colpisci. Il tuo martello distrugge veramente un ramo vicino. No? Distrugge il suo ramo, ma non lui. Midisp. Tocca all'Anlis. Beh, dove cazzo siamo adesso? Ne è rimasta quanti? 1, 2. Uno, uno. E azione Swift. Faccio la. Non so neanche se serve. Lo faccio, dai. Killing style. Cos'è natura? Sì. Fai Conto che comunque l'ho preso per poco. Vabbè, dai. Sì, così c'ho anche un più uno a colpire, perfetto. sinceramente non so come. Cioè, alla fine, tu già prima hai visto sono delle chimere, sai che si chiamano Periton. Sai che sono delle creature magiche, basta. Cioè. Se non, per quello che ti importa, che tanto che duri, no, no, non colpisci nemmeno tu. A te dai più uno al colpire? Sì, no, ma già contato. Ah, ok. Ma Non... scusami, ma quindi non sono chimere, cioè la loro origine non si sa. Lupo, un cervo e un'aquila. Non si sa. Sono state create magicamente o sono creature così?
Hanno un'origine sconosciuta. L'unica cosa che si sa per certo è che comunque, nonostante il loro comportamento e aspetto feroce, comunque hanno un'intelligenza pari a quella di un essere umano. Ah. E che Beh, amano mangiare i cuori che battono, letteralmente. Strappano il ah. cuore da una preda viva e se lo mangiano. Uccideteli tutti. Sono una versione meno brutta del Wendigo. Sì. È meno brutta, poi discutibile. Se vuoi ti posso fornire anche altre informazioni, però sono fuori dal combattimento, ovvero che si accoppiano solo una Co volta cosa ci all'anno. dice il Pokédex di queste creature? Che l'accoppiamento è breve, violento e finisce male sempre per il maschio. Intenso. Interessante. Bello. Vivi al massimo. È sempre il maschio quello che ci conviene, eh? Alla fine noi non seguiamo tanto. Comunque, no, non colpisci. Lili, cosa fai? No, beh, appunto è lì. Cioè, scusami, è lì a terra, no? Sta volando. No, è a 3 metri. Ah, che Cioè, sfiga. Turion ha colpito il ramo, quello si è messo a volare adesso. Grevai. Travolge tutto, non ti grevai. No, no, si piazza dolcemente qui. Ok. In realtà qui dovrebbe essere più prima, va bene. Turion e Thorim, che fai? Aspetta, può attaccare, Ah, scusami. Ah, attacca. oh, ma guarda Ah, te. ok. Prova di lotta. Aspetta, Ok. Vai. Ok, te la pass. tiro anche giù. Si è trovato un altro giocattolo nel frattempo, la dico. Un mezzo lupo, quindi un gatto che prova a È un po' scoccare. ironica come cosa. Peccato che l'abbia preso col morso. Madonna. Devo togliere il giocattolino alla tigre? Non ne vale nemmeno la pena, sinceramente. Tigre non approva. Non sforzarti, è roba inutile. Tiringhia. Che cosa? Ti Mia. ringhia se provi a rubare il giocattolino. Se glielo lascio morto, se la prende a male. Ma stai scherzando, non preoccupare. Vabbè, il master ha aperto L'altra la zona, nuova. sì, perché tanto qualsiasi cosa decidiate, cioè minimo di 10 danni non glieli fate, cioè glieli fate, quindi, cioè, quindi le uccidete a prescindere, è inutile. Allora, continuando a camminare, allora vi trovate in questa situazione. Andate qui o di qui? Io vado per qui. Ok. Non è che io voto per qui, significa che andiamo di qui, ragazzi. Per No, a me Ada va tutto bene va di bene. qua. Beh, io Per Ada potevamo approvo. anche andare direttamente di qua e andare a cercare di attraversare quel pozzo di luce e andare avanti. Per Ada possiamo anche andare direttamente dentro le piante. Andiamo direttamente in mezzo. Brava, Prada, spaccare in mezzo e andare a vaffanculo. Tanto abbiamo due Ash, una che prende fuoco addirittura, quindi. Una che fa il boomerang, quindi andiamo bene. Allora, Ma basta chi c'è a fare chi ce l'ha più grossa, lascia, eh. una tigre grande. Ecco, qui c'è la tigre, ragazzi. Vedete, può voler Allora, fare chi ce l'ha più grossa. praticamente, oh, non vi sposto perché manco cacciate tutti, sinceramente. Allora, vedete questa casa coperta dagli alberi quasi completamente, però questa è tenuta, diciamo, abbastanza integra. Al suo interno vedete uscire una o un? Aspetta un attimo. Ah, una, ok. Vedete uscire una giovane donna dai capelli bianchi e il colore di un occhio è diverso dall'altro. Cosa fate? È umana? Sì. Mi tirerei Ho fatto l'esame percepire. magico, percepisco qualcosa?
È un lupo invernale. Ne abbiamo incontrati tanti. Quindi... Ah, ok, è un lupo Sì. invernale. Finirei per percepire intenzioni. Intenzioni brutte. Minchia. Oddio, è due. Ho Allora. detto due, comunque semplice. Ok. Allora, nel momento in cui veramente vi affacciate, vedete uscire questa donna. Appena vi guarda un attimo in faccia, vi chiede di darle una mano. Così a Perché caso. la sua unità è presente, ve la mostra, è piena di gente ferita. Poi prendete, se siete disposti a darle una mano, vi potrà dare qualsiasi cosa vi possa servire successivamente. Io Che guardo faccio? gli altri e sottovoce, ma dobbiamo aiutare un lupo invernale. Un lupo invernale ci ha fatto arrivare fin qui. Un minimo. Poi anche altri lupi invernali stanno combattendo di là. Un minimo. Ah, ok, Tutti quindi insieme qualche lupo lo invernale si è ribellato, ok. intero quartiere. Beh, io la guardo e dico... Ma voi da che parte state? Allora, ti risponde Bragda, cioè la ragazza dice: lei è praticamente il capo di questa unità e loro stanno soltanto per il. Erano anzi per il bene di Whitron. Però da quando sono stati relegati nel ghetto, preferiscono più essere per la libertà. Va bene, posso... Sono feriti i tuoi sottoposti. Tu ti affacci all'interno e vedi che, diciamo di 12 persone all'interno, 3 ce l'hanno fatta. Cioè molti sono feriti in maniera mortale. Sono già morti. Quindi Ah. Ok. gli altri stanno lì con un piede nella fossa. Però ho bisogno di tempo per curarli. Risponde che non c'è tempo e di portare loro e lei fuori e pretende di essere scortata. Io avrei bisogno di mezz'ora per curarli. Anzi, mezz'ora per sonno. Mi sa, porca. Più vai avanti, più dice c'è bisogno di tempo, più lei inizia. La vedi sempre più stizzita, sempre più infastidita dalla situazione. Ma come mai c'è tutta questa fretta, però è strano. Lei vuole soltanto andarsene. Non se ne frega più niente di Whitron, di proteggere niente, se ne vuole soltanto andare. Quindi vedete che si sta leggermente gonfiando, diciamo, sta leggermente trasformando. E continua a dirvi che o ci accompagna, cioè o l'accompagniamo e portiamo quel che resta della compagnia fuori di qui, oppure, e rimane la frase così. Appena dice oppure, vedi Ada che la sa guardare come per dire. Cioè, Sì? ma se, non allora io guardo gli altri e dico, non mi sembra un atteggiamento molto molto di chi vuole essere aiutato. Comunque, Dici che se le portiamo la sua testa, Greta si arrabbia. non voleva attaccarci fin da subito. Non facciamo una strage, cioè. Beh, se possiamo evitare di persone inutilmente, secondo me ci conviene Infatti, i mandarla, no? sottoposti non hanno alcuna colpa. Però, Master, come sono messi? Possono affrontare la strada per uscire di qui o no? Considerando che avete falciato praticamente qualsiasi creatura potesse danneggiare loro, sì,
possono farcela nelle condizioni in cui sono, da soli. Potrebbe, considera che lei è in buone condizioni, diciamo. Allora li scortiamo. Ok, quindi Ada si carica un ferito, Thorin si carica l'altro, Turion si carica l'altro e li Pure accompagniamo. io uno. 3 su tutti, gli altri sono 9 cadaveri, dove vuoi andare? Ah, ok. Allora, praticamente se ne va via una buona mezz'oretta tra avanti e dietro. Immagino che andiate qui. Sì, vabbè. Oh! Ok. Allora, di fronte a Dimmi. voi vedete praticamente una casa in buone condizioni, diciamo, con di fronte a qui qui, scusate, un falò. Con tre giovani donne dai capelli rossi che stanno a bere del vino insieme a dei mercanti, alcuni dei mercanti. Ve lo Fammi smetto come capire, spoiler. accanto abbiamo una tizia che voleva andarsene, che è pronta anche a morire pur di convincersi ad andarsene, e qua abbiamo questi qua che sembrano una casa loro, belli scialli. Ma come funziona? Fammi Già. capire. Considera che inoltre sul falò ci sono anche degli spiedi con sopra della carne che sta cuocendo. Proprio in petto a Cristo stanno, tranquilli, se ne fregano il cazzo. Appunto, questo è il problema, che mi sembra un po' troppo tranquillo.